Il Teatro Nazionale di Burattini dei Fratelli Ferraiolo presenta Una falsa estrazione. Tra la Lega Italiana e la sezione arbitrale abbiamo ricevuto tanti torti, però noi calabresi non riceviamo più offese, ma vinceremo con l'Udinese. Ma dobbiamo sicuramente cercare di conquistare i tre punti, perché l'Empoli e il Genova stanno viaggiando molto bene in campionato ultimamente. Il Genova ha vinto contro l'Inter 1-0 con il rigore sbagliato di Candreva, l'Empoli ha vinto 3-1. Come ti è sembrato quel rigore di Candreva? Ma poteva fare decisamente meglio Candreva, onestamente. Però sembra che gliel'abbia data proprio appositamente. Sì, c'è stato anche il giocatore Danilo Cataldi che ha suggerito al portiere la manna dove Candreva avrebbe tirato il rigore. Quindi salvezza, sì o no? Ma da tifoso del Crotone spero di sì, perché rimanere in Serie A è anche un grande privilegio per tutta la città di Crotone. Però dipende molto da Empoli e Genoa. Sì, dipende molto da Empoli e Genoa. E da noi che dobbiamo vincere. È da noi che dobbiamo cercare di fare almeno 6 punti. E per finire, come si dice? Forza Crotone. Il Crotone può sperarci ancora, anche se la salvezza dista 4 punti. Ancora i giochi non sono finiti, sono 9 punti in palio e bisogna conquistarli, come lo sta facendo adesso. Mancano 3 partite. L'importante è continuare a giocare così, con la testa sulle spalle, dimostrare davvero chi siamo, essere orgogliosi di essere crotonesi e continuare così. Stiamo facendo un buon campionato anche se siamo alla fine, e complimenti al Crotone. Nelle ultime partite di campionato a cui abbiamo assistito vi è stata una netta ripresa del Crotone, diversamente da ciò che è successo nel girone di andata. Secondo te a cosa è dovuta questa ripresa? Perché proprio ora e non prima? Perché forse all'inizio i giocatori non credevano all'obiettivo, magari forse erano impreparati. Ci credevano, ma forse erano impreparati, mentre adesso sanno cosa rischiano e i rischi della retrocessione, e quindi lo fanno anche per il popolo crotonese, per la loro dignità e per il loro orgoglio. Bisognava per il ghiaccio, abbiamo avuto qualche partita che poteva finire con un risultato diverso, c'è stato un po' di sfortuna, però l'importante è continuare come stiamo facendo adesso. E facciamo gli auguri al vampiro Adrian Stojan per una pronta ripresa e guarigione. Va benissimo. Auguroni Stojan, sei un grande! Vai, vai! E per finire, in coro, come si dice? Forza Crotone! Forza Crotone! Per me questa partita sarà combattuta, però il Crotone sicuramente ce la farà a vincere, perché siamo motivati, veniamo da 7 vittorie consecutive, quindi... Di cui due pareggi, però ce la dovremmo fare sicuramente. Questa salvezza come si pregiudica? Io penso che la salvezza dipende anche dalle altre squadre, perché noi stiamo facendo un ottimo calcio, però loro stanno vincendo pure, però il Crotone secondo me un po' penalizzato, perché ho visto un po' di partite, il Crotone ha giocato sempre bene, ha perso le partite all'ultimo, e se avevamo un po' di punti all'inizio la salvezza era già fatta all'inizio. Cosa diciamo all'allenatore del Neri? Di giocarsela. No, a modo nostro? A modo nostro dobbiamo vincere noi. Te la sudare. E per finire, facendo crollare Corso Vittorio Veneto, come si dice? Forza Crotone, sempre. La nostra città deve essere fiera dei nostri tifosi, perché in giro per l'Italia hanno... Nelle trasferte hanno sostenuto i colori della nostra maglia e della nostra città. E per finire, come si dice? Forza Crotone, sempre. Si salveranno i nostri tifosi che hanno macinato chilometri per sostenere i nostri colori. In giro per l'Italia... per la maglia della nostra città. Giusto. Del Neri, la Iocara partita. Sempre fermi, non vi spostate da lì. Perfetto. Andate. Ti. La. Iocara. A partita. Forza Crotone. Forza Crotone.